Massimo Rivoti proseguono gli incontri i tavoli tecnici per il Porto di Gela. Ieri avete avuto anche un incontro con le associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed anche con l'Archio Club. Eh, cosa ne è scaturito da questo incontro in merito proprio ad una vicenda che ormai ci trasciniamo da tanto tempo e parliamo della realizzazione di un vero e proprio porto. Io spero che comunque sia uno degli ultimi incontri e che si arrivi diciamo, a una conclusione ormai perché siamo ormai in dirittura d'arrivo e stanchi di questi incontri. Eh, ieri praticamente abbiamo avuto questo incontro con la, alcuni esponenti tipo Lipo, e eh, Emilio Giudice nella persona, per mh, trovare una soluzione al problema di queste dune antistanti al modo di ponente. Diciamo che la soluzione che dà la Lipo è di mettere delle piante a far sì che in modo naturale si fermi l'avanzamento la, della sabbia. Speriamo che sia un progetto valido e che noi comunque cerchiamo di appoggiare. E invece la vostra intenzione qual era? Diciamo che la mia intenzione era quella di portare a livello zero le dune, eh, quindi eh, riportare la sabbia da dove, da dove è stata levata col, tramite il vento e fare un, un, una rete frangivendo a ridosso del molo di ponente. In maniera tale che ogni volta la sabbia si accumulasse dietro questa, questa rete francivendo e poi con una semplice ruspa toglierla e rimetterla sempre a ripascimento da dove, dove è venuta cioè dalla spiaggia. Però non vorremmo che per realizzare un porto fruibile si danneggiasse anche l'esistente. Sì, 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 infatti non, non si danneggerà sicuramente perché ci sono delle persone capaci e tecnicamente capaci che stanno valutando il tutto, quindi non si faranno dei lavori così a, a, a disperdere, ma saranno dei lavori questa volta fatti proprio in maniera che non si perderà diciamo, il, il lavoro fatto. Ma quando vedremo un porto sul vero senso della parola? Quando, quando vedremo un porto? Noi speriamo per giugno avere quantomeno l'inizio dei lavori, quantomeno quello. E per l'insabbiamento dei fondali? Per l'insabbiamento dei fondali, una volta che inizieranno i lavori, e quindi i lavori è un progetto unico, quindi allungamento del braccio, la, la piantumazione a queste dune e l'escavazione a 4 metri di fondale, e quindi sarà un porto fruibile entro luglio.